Attività economiche e culturali e non al sociale il complesso Zarenbrun di Merano, in servizio di Roberto Vivarelli. Il complesso Zara in di via schaffer a Merano, costituito da Villa Borodina e Villa Catarina e da una chiesa ortodossa, verrà affidato direttamente alla città di Mosca. Il promemoria presentato dall'assessore Massimo Bessone prevede la concessione gratuita alla città di Mosca degli immobili per una durata di 30 anni. Come contropartita la capitale russa provvederà a proprie spese alla ristrutturazione e manutenzione degli edifici per un importo di 3 milioni e mezzo di euro euro. Gli edifici costruiti a fine 800 dall'architetto meranese Tobias Brenner non verranno trasformati in centro profughi e senza tetto, come avevano ipotizzato il Comune di Merano e l'assessorato al sociale della provincia di Val Traudeg, che è stata l'unica a votare contro in giunta. La, la locazione è giusta? Per, per fare attività economiche e culturali. Sono due ville dell'Ottocento già state di proprietà dei russi, perciò riteniamo che non, non vadano al sociale. Già oggi nella Villa Borodina sede l'omonimo centro russo istituito per promuovere e rafforzare le storiche relazioni tra Alto Adige e Russia nei settori della cultura, della ricerca, del turismo, dell'economia e dello sport.